La trasmissione sta per iniziare. Sei dal vivo, che bello. Allora, io già da giorni volevo fare un video con il mio cellulare Nokia Asha 302, ma poi ho deciso di fare un live perché sono due le cose che voglio di cui voglio parlare. Mio Nokia Asha 302. Io mi sono chiesto e mi sono accorto che è stata una domanda retorica, non capziosa. Come potete guardare qua, c'è un'opera, una delle quattro opere tomi, delle opere complete di Howard Philip Lovecraft. E l'ho messo nel titolo, Howard Philip Lovecraft, il ritorno degli dei antichi, il culto del Rinascimento. L'altra volta rispondevo alle domande di una mia amica che mi sono scordato come si chiama, che mi ha detto che Moloch esisteva veramente, il culto di Moloch negli Stati Uniti, che c'è molto occultismo, satanismo. Io vi invito a guardare i miei ultimi video perché non ricordo come si chiama la mia cara amica che ha commentato il video, però vi voglio dire. Adesso non sto a guardare perché non sto facendo il live direttamente dal browser Google Chrome e non dall'applicazione di Utah Risoluzione, che mi sono reso conto del perché certe credenze vivano al giorno d'oggi. E vi dico il perché. Cito Lovecraft, che in tutti i suoi racconti ci narra del ritorno degli antichi dei. Vabbè, lui li ricicla gli dei dell'antichità e li reinventa, ma in realtà si ispira agli dei dell'antico Mediterraneo, dell'antichità di tutto il mondo. Allora bisogna arrivare alle radici di tutto, cioè alle radici di ciò che sarà il fenomeno del Rinascimento, perché c'è una storia occulta. Il cristianesimo, vi siete mai domandati perché si dice sacra romana apostolica cattolica chiesa romana? Perché cattolica? Apostolica perché degli apostoli, ma cattolica significa universale. Quindi il primo intento di globalizzazione cristiano è stato quello di San Paolo e di Pietro. Paolo mi sembra che prima si chiamava Saulo, il che fu fulminato nella via di Damasco. Allora, primariamente i cristiani vollero diffondere la buona novella, cioè l'Evangelio, che Evangelo o Evangelio significa buona novella. Infatti, evangelizzare significa diffondere la buona novella fra tutti i popoli, tanto semiti, quindi israeliani, come fuori di Israele, in tutto il Mediterraneo. Allora, che fecero? Il loro culto lo dichiararono universale, cioè cattolico, e iniziarono a propagarlo fra genti che avevano tradizioni religiose e culti molto diversi e culture anche, civiltà molto diverse. E quindi ci fu il manicheismo, la religione cristiana copta in Egitto e si diffuse in tutto il Mediterraneo. Chiaramente poi a Saulo, cioè Paolo, venne in mente di portare il suo cattolicesimo nel cuore dell'impero, a Roma, che dominava egemonica su tutto il Mediterraneo, perché per dominare il commercio avevano conquistato tutti i stati che davano sul Mediterraneo. Ed è lì che nasce il cattolicesimo apostolico romano, che nasce il cattolicesimo romano, perché altrimenti sono esistiti tanti cattolicesimi, cioè ogni versione adattata alla cultura locale del cristianesimo era una forma diversa di cattolicesimo. Capito? Quindi non fanno altro che assorbire, metabolizzare e digerire i cristiani di quei secoli tutti gli dei, tutte le forme di divinità che esistevano
in Caldea, in Babilonia, in Persia, in Egitto, in Marocco, nelle Gallie, nella Britannia, non fanno altro che assorbire gli elementi culturali, le civiltà di ogni luogo, per poi cristianizzarle, evangelizzarle. Quindi a questo punto capite come hanno assorbito molte cose e hanno trasformato in santi o in martiri magari delle divinità che erano o pagane o politeiste, di culture molto diverse. Infatti la riforma ha attecchito nel centro e nord Europa luoghi che non hanno nulla a che fare con la civiltà greco-romana classica, che è stata digerita e metabolizzata dal cattolicesimo romano. Allora, che è successo? Che quando, andiamo per ordine, quando l'imperatore Costantino, che ha visto che il cristianesimo romano, cioè il cattolicesimo romano, stava divulgando dappertutto, aveva molti seguaci fra i sudditi, che fece per vincere l'imperatore pagano e politeista? Lui disse che dopo la battaglia, o prima, no, prima della battaglia, che aveva visto una croce nel cielo con la scritta con questo segno tu vincerai, e in pratica quando ha vinto la guerra contro l'imperatore pagano, lui formalmente si convertì al cristianesimo, anche se non si sa se sia morto pagano o no, e in pratica dichiarò il cattolicesimo romano religione di Stato, e lì iniziarono i problemi. Innanzitutto perché fino a prima c'era stata persecuzione contro i cristiani, poi quando il numero di cristiani aumentarono c'era stato bene o male una certa convivenza, anche se si sapeva che non sarebbe durata molto. Allora, da quel momento iniziò a esserci una sempre maggiore persecuzione dei pagani e dei politeisti. E poi ci fu, dopo il concilio di Nicea o di Costantina, adesso non mi ricordo bene, sempre più intolleranza dei cattolici romani nei confronti di tutti gli altri cattolici, come i nestoriani, gli ariani, da non confondersi con quelli, gli ariani del terzo Reich. Sto parlando del vescovo di Alessandria Ariano, che era un gnostico. Allora, gnostici, eretici e cultori dei testi apocrifi, che all'inizio apocrifo ed eretico, l'ho già detto in altri video, non era nulla di dispregiativo. Lo stesso San Paolo, lo stesso San Pietro utilizzano il termine eretico e apocrifo per indicare norme e regole. Poi il termine invece passerà a stabilire tutto il contrario. Oggigiorno eretico e apocrifo è qualcosa che è falso, adulterato ed è inconforme alla norma e alla regola. Prima in greco significava tutto il contrario. Allora, i primi secoli la patristica cattolica romana riconosceva come autentici certi testi apocrifi ed eretici e come falsi i testi che saranno riconosciuti canonici. Allora, quando si stabilisce con i concili di Nicea, di Costantina e di altri, che il cattolicesimo romano è l'unico cattolicesimo che deve essere riconosciuto, c'è una persecuzione prima verbale e poi con le torture e uccisioni di tutti gli altri cattolici che avevano assorbito le loro forme di cultura e di civiltà nel cristianesimo. In pratica li si mette al bando perché eretici, e si fanno le prime inquisizioni. Poi viene il Medioevo, e nel Medioevo ogni tanto gli stessi cattolici romani si ribellano contro questa egemonia della curia romana e del papato, e nascono degli ordini come quelli dei Bogomili, dei Catari o Catari, dei Valdesi, che vogliono ritornare
a una chiesa più pura, più semplice, più genuina e più povera, ripristinare la chiesa cristiana originale, vogliono i valdesi, perché ritengono che Roma, la chiesa di Roma, sia caduta nelle sofisticazioni ecclesiastiche e rituali. E quindi tutti questi eretici, tutti questi che la pensano in modo distinto, i valdesi, i catari, i bogomili, gli albigesi, i manichei, vengono perseguitati e messi a rogo, finché non arriva un fatto decisivo. Viene l'anno 1000 e, contrariamente a quello che era sempre predicato, non arriva il fine del mondo, ma al contrario il mondo sembra rinascere. Infatti succedono due cose. Nel mondo latino, dove il cattolicesimo cristiano in pratica si è fondato assorbendo la struttura militare dell'impero romano e la struttura giuridica, e assorbendo la filosofia greca antica e anche ermetica egizia, nasce il Rinascimento. E invece nel mondo anglosassone e centro-nord europeo, che quella eredità greco-romana non l'hanno mai sentita, e l'hanno vista come imposizione del cattolicesimo romano, allora nascono le riforme, con il pretesto che Roma, con le indulgenze, voleva ricostruire lo Stato Pontificio, il Vaticano. Martino Lutero affigge su una cattedrale con un pugnale il suo manifesto, e da lì poi viene tutto il resto: la traduzione della Bibbia in tedesco di Wittenborg, con la stampa, e poi nascono altre proteste, altri scismi, eccetera. Diciamo che poi nel 1600, già 1500-1600, i Rosa Croce, 1717 la massoneria. Ma da noi perché non attestiscono le riforme? Perché noi abbiamo sentito molto l'eredità classica che è presente nel cattolicesimo. Allora siamo voluti ritornare alle origini ed è nato il Rinascimento. Rinascimento significa che la cultura classica è riportata a nuova luce. Quindi è rinata la cultura classica, ed è lì il fatto che sono rinati gli antichi dei. Gli antichi dei, non solo romani, ma anche babilonesi, caldei, di tutte le culture del Mediterraneo, ormai erano morti, sepolti, estinti, perché la gente si aveva convertito al cattolicesimo o perché erano stati perseguitati e inquisiti, uccisi nel rogo, e i vecchi dei, i vecchi idoli, anche pagani, erano stati distrutti, e si era perso il senso di queste adorazioni, di queste religioni, e nel Medioevo erano rimaste forme distorte di adorazione ai vecchi dei dell'antica Roma, dell'antica Grecia, dell'antico Egitto. Ma nel Rinascimento si recupera tutto, si recupera l'ermetismo, l'ellenismo, la civiltà romana, nell'arte, nella pittura soprattutto, e nella musica, nel canto, nel pensiero filosofico. Infatti ci sono altri nuovi eretici come Giordano Bruno, Pico della Mirandola, Ficino, Copernico, eccetera. E quindi altra gente che viene torturata, uccisa per la libertà di pensiero, perché volevano recuperare quella sapienza occulta che gli arabi hanno riscattato, i musulmani hanno riscattato, perché per loro non c'era nessun inconveniente a essere islamici e a recuperare dalla dimenticanza che era caduto in Occidente la cultura greco-romana. Anzi, quando gli occidentali, attraverso le crociate, attraverso i cavalieri cristiani, sono entrati in contatto con le civiltà musulmane, hanno riscoperto questa cultura classica che era andata perduta nel Medioevo cristiano, perché ritenute tutte cose pagane.
Basti vedere il film ispirato al libro di Umberto Eco, Il nome della rosa. Allora, da qui che rinasce nel Rinascimento l'interesse, valga la ridondanza, nel Rinascimento rinasce l'interesse soprattutto delle classi ricche, borghesi ricchi e aristocratici, ma anche molti della curia romana, per le allegorie, i miti e le leggende, soprattutto greco-romani, ma anche del Mediterraneo. Certo, gli dei dell'antichità non potevano rinascere di vita propria, ormai erano morti e estinti, ma vi invito a guardare La primavera del Botticelli. Vi invito a guardare La primavera del Botticelli, credo che sia sua, che è un'allegoria della prima, della nascita della primavera. C'è la Venere che nasce da una conchiglia di mare, tutti gli altri dei ben dipinti, ma in pratica è il manifesto ideologico del Rinascimento, perché si assiste proprio alla rinascita dei valori spirituali e religiosi dell'antichità. Quindi l'arte, soprattutto l'arte pittorica, i mosaici e ancora altre le sculture, riportano alla vita i canoni estetici, ma anche religiosi della Roma imperiale, dell'antica Grecia e forse dell'antico Egitto. Quindi io l'altra volta mi sta per venire il nome, ma cara amica, guarda, c'ho un lapsus. L'altra volta ti ho risposto al video, ma adesso non mi ricordo, che tu mi hai detto del culto di Moloch. Se guardi questo video, scusami che non ti nomino per nome, ma guardate i miei video precedenti e vi renderete conto di chi è la nostra bene emerita amica. E quindi è da lì io ti ho detto, ma come mai? Io dubito che al giorno d'oggi ci sia gente che ci creda, ma basta vedere che la maggior parte dei miti, delle leggende della Chiesa cattolica apostolica romana sono basati sui culti precedenti al cristianesimo, trasformati e adattati alla divulgazione del cristianesimo, per rendersi conto come basta fare un processo di ingegneria reversa per trasformare i santi cristiani in dei politeisti e pagani. D'altra parte, ciò che hanno fatto per esempio nel romanticismo i tedeschi, quando hanno voluto recuperare i loro antichi dei germani, e hanno recuperato la lettura delle rune, perché l'Edda è stata una composizione scritta da un missionario cattolico che voleva convertire i pagani teutonici. Allora, se tu interpreti l'Edda in senso contrario, hai un testo pagano. Infatti non si sono limitati a distruggere quello che esisteva prima, ma invece l'hanno voluto convertire. E un proverbio dice che se tu intenti convertire il diavolo, sarà il diavolo a convertirti, capito? Allora, che è successo? Che i cristiani, nella loro opera di pia evangelizzazione, hanno voluto creare una religione proselitistica, esoterica, cioè destinata alle masse, contrariamente a quanto è l'esoterismo, che è destinato a pochi discepoli. L'esoterismo non sempre è religioso, per esempio può essere filosofico, come gli insegnamenti di Platone e di Aristotele, oppure politico o economico, e hanno iniziato a divulgare il cristianesimo in forma cattolica ed esoterica in tutto il Mediterraneo. Allora, nel Rinascimento, tutti quelli che erano interessati ai culti precedenti al cristianesimo non hanno fatto nient'altro che reinterpretare i miti e le leggende cristiane, e hanno fatto un processo di ingegneria al reverso, reversibile, cioè hanno visto che il materiale che hanno impiegato per convertire i pagani
il materiale che è stato trasformato in cattolico in realtà era materiale pagano. Ah, qua non so da quanto tempo. Luna Grey. Ah, grazie Luna Grey, grazie, intellettuale. E beh, ma ho voluto fare dei chiarimenti, cara Luna Grey, perché era l'amica di cui parlavo prima. Perché io stesso mi ero scordato che queste cose le avevo studiate da tempo. Se tu vuoi adorare Giove, Nettuno, Marte, Plutone o addirittura Moloch, non è che devi fare uno sforzo cerebrale particolare, basta sapere cosa ci si cela dietro gli angeli, i cherubini, i diavoli, i demoni, i santi, perché molti santi dai primi giorni del cristianesimo ad oggi sono stati cancellati. Ce n'erano a bizzeffe perché erano finti, come San Giorgio. San Giorgio non è mai esistito. Io sono entrato in una chiesa durante messa, che sono ateo, in San Giorgio di Acilia a Roma. Proprio San Giorgio si chiama, un quartiere che è stato fondato da Benito Mussolini. E dopo l'omelia, che non era domenica, era un giorno della settimana, gli ho chiesto al prete: "Ma scusa, perché l'atto di devozione a San Giorgio? Ma San Giorgio non è esistito, perché non dici che è mitologia?" E lui mi ha detto: "Ma sono i misteri della fede." Cioè, la Chiesa vuole che più assurda sembra una cosa, più la gente ci creda, perché soltanto le persone che attraverso la fede credono a cose apparentemente assurde hanno vera fede. Allora, i santi poi hanno fatto dei miracoli che la Chiesa non smentisce, e solo i veri credenti superano il dubbio con la fede. Infatti, al giorno d'oggi la Chiesa romana né afferma né smentisce riguardo i miracoli e le apparizioni mariane e tutto il resto, perché vogliono avere pochi ma buoni fedeli, cioè disposti a credersi qualsiasi cosa. La Chiesa ufficialmente parla soltanto della dottrina sociale, dei poveri, della ridistribuzione della ricchezza. Intanto, attraverso lo IOR si intascano migliaia di miliardi di euro all'anno in donazioni. Quanti edifici hanno in tutto il mondo? Quante tonnellate di oro? Forse hanno più oro in tutto il mondo che non Fort Knox o che la ex Unione Sovietica. Eppure non parlano dei miracoli. Come si può evitare che la gente creda oggigiorno a Moloch o al diavolo o a queste cose, che vogliano ritornare agli antichi culti rivisitando il cattolicesimo? Al contrario, come già si è fatto nel Rinascimento, che si sono recuperati i culti classici greco-romani ed anche il culto a Priapo, a Pan e altre figure. Basta vedere l'arte, basta vedere una villa che c'è a Roma, molto bella, di cui ha parlato Elimire Zolla in un libro, per rendere di Bomarzio. La villa di Bomarzio è una villa rinascimentale dedicata ai piaceri terrenali della carne e anche agli idoli pagani. Infatti, nemmeno i draghi che lui combatteva. Infatti, si crede, cara Luna Grey, che era tutto un simbolismo i draghi contro i quali combatteva. E mi spiego meglio: era un simbolismo dei nemici di turno, che potevano essere soprattutto i musulmani in Terra Santa. Quindi San Giorgio fu un cavaliere che andò a combattere in Terra Santa i musulmani, in realtà. Ecco, qua c'è il quadretto di San Giorgio. Chi si ricorda? Luna Grey, ti ricordi la trama
che c'avevano certi film di fantascienza di invasioni marziane alienigene, come quella di Orson Welles che ha fatto scatenare il panico. Che significavano tutti questi film, che continuano a significare tutti questi film sull'invasione aliena, sugli UFO, sugli OVNI che ci vengono a massacrare e a estinguere? Ebbene, molti dicono che soprattutto nel periodo della guerra fredda i marziani altri non erano che i comunisti, che i sovietici che ci venivano a invadere. E poi infatti c'era un film in cui le navi spaziali addirittura non venivano dallo spazio, ma saltavano fuori da sottoterra. È veramente un'allegoria micidiale per dire che i nemici ce li abbiamo nella stessa terra, nel sottosuolo. Le leggende, per esempio, degli abitanti del sottosuolo, che magari secoli fa non erano i comunisti, ma erano le minoranze religiose, i cospiratori, perché ci sono sempre cospiranoici. Allora, le invasioni di marziani, dei film extraterrestri, addirittura che le navi spaziali vengono dal sottosuolo, non erano altro che allegorie di invasioni possibili di comunisti, di sovietici che si infiltrano nella società passando inosservati con le loro ideologie foranee, cariche di recriminazioni, di rancori e di pregiudizi nei confronti del lavoro, del denaro, dei capitalisti. E poi l'allegoria di San Giorgio, ma anche l'allegoria dei marziani, dei film di fantascienza dove i marziani ci combattono e ci invadono e ci uccidono, si può oggigiorno adattare al terrorista islamico, all'antisistema, a chi è contro questo capitalismo selvaggio e questo post-neoliberalismo selvaggio, questo consumismo selvaggio che ci fa tutti consumatori, ma anche tutti consumati, tutti merce. Prossimamente avremo il codice a barre. Allora, tu vedi che sono dei modelli di pensiero, cara Luna Gray, che per esempio i diavoli non sono nient'altro che gli altri alienati, gli altri alienati dalla loro natura umana sono i diavoli. E quindi i diavoli possiamo essere tutti noi per gli altri. Infatti, per i fanatici musulmani, i fondamentalisti islamici, i diavoli sono i crociati cristiani, ancora ci chiamano così. Ma il San Giorgio oggi lotta purtroppo nell'immaginario di molti ultrafondamentalisti, non contro gli integralisti fanatici terroristi musulmani finanziati chissà da chi, ma contro i musulmani, contro i diversi. E purtroppo in Italia ci sono partiti politici che vogliono lottare contro i fantasmi, contro gli stranieri, contro tutti. Certo, bisogna aiutare gli immigranti a casa loro, perché non possono arrivare a vivere tutti in Italia. Noi non possiamo ospitare tutta la gente del mondo, per più ricca che sia, meno che mai quando non hanno una formazione professionale e sono poveri. Ma solo perché non abbiamo spazio geografico e perché non abbiamo risorse. Ogni tanto devo leggere per vedere. Certo, tutti i nostri nemici. Quindi, Luna Gray, così come noi demonizziamo gli altri ci demonizzano a noi. Purtroppo è nella logica umana. Comunque, io credo che bisogna aiutare gli altri popoli a avere democrazia nel loro paese. Visto che noi abbiamo reso la Cina così ricca, così prospera e così industrializzata che ormai ci sta facendo fallire con il dumping, perché è uno stato comunista e quindi finanzia con le banche di Stato tutte le imprese che hanno un minimo del 50% di Stato, è una concorrenza sleale, poi vendono sotto prezzo i loro prodotti. Allora, dislochiamo le imprese italiane ed europee dislocate in Cina e rilocalizziamole in Africa, perché per ogni posto di lavoro che diamo a un africano ci sarà un immigrante in meno. Ricordiamo che in Africa
ci costerebbe aiutare ogni africano 100 euro al mese. In Italia quelli che vengono senza lavoro e senza assistenza medica ci costano dai 1000 ai 10.000 euro al mese. Allora, che ci costa di meno? Aiutare, dare dei sussidi agli africani in Africa o farli venire in Europa e dovergli dare un sussidio in Italia? Che ci costa meno? Chiudere una fabbrica in Cina e riaprirla in Africa? Come Cina sta aprendo un mucchio di fabbriche in Africa e ci ruberà, alla fine ci ruberà il commercio in Africa, perché venderanno più loro in Africa che non noi europei. Noi stiamo siamo già in ritardo, arriveremo tardi a competere contro Cina. Noi dobbiamo andare nel mercato africano portando le nostre fabbriche, dando lavoro agli africani, che costerebbe meno che dargli lavoro in Italia, così saremmo più competitivi contro i cinesi. E allo stesso tempo gli africani che lavorerebbero per noi comprerebbero i nostri prodotti, magari gli faremo degli sconti. Ma ti dico che in Africa magari con 100 euro al mese vive un'intera famiglia, ma molto bene, perché magari un professionista guadagna 500-1000 euro al mese, un operaio 100. Ma in Italia chi vive con 100 euro al mese? Nessuno. Ci fai una settimana di, no, un giorno di spesa, non so, due. Se hai una famiglia di 10 persone non ci vive nessuno. Una famiglia di africani in Italia. Però non deviamo molto dal nostro argomento. Allora vi ho spiegato, il cristianesimo, quando vuole uscire da Terra Santa, per non essere un'altra delle tante sette giudaiche che c'erano, infatti il pensiero di castità e di celibato di Gesù deriva dal fatto che lui non era un rabbino qualunque, ma era un maestro religioso. Non era Nazareno perché di Nazareth, ma perché apparteneva alla setta dei Nazareni, che erano religiosi fanatici ultrafondamentalisti nazionalisti che si opponevano all'imperialismo romano dell'urbe. E era anche un essenio, che appunto stavano per il celibato, la castità, il battesimo costante. Allora, Pietro e Paolo che fanno per divulgare in tutto il mondo il cattolicesimo, cioè per rendere cattolico il cristianesimo, per renderlo universale, si resero conto che non era sufficiente con divulgarlo, perché i comandamenti ebraici non erano 10, erano quasi 300, più di 300. Ma vi immaginate voi un greco al quale gli si professava il nuovo culto, che gli si diceva: tu non dovrai mangiare la carne di maiale? E perché? È perché Dio non vuole. Vabbè, tu non dovrai mangiare il capretto cotto nel latte della sua madre. Allora a quel punto lo mandavano a quel paese al predicatore. E che fecero? Universalizzarono il cristianesimo, e questo significa cattolico, che si scriveva con l'H, CH atolico, un qualche cosa del genere. In modo che in ogni paese che andasse il cristianesimo si universalizzasse, si adattasse alle abitudini. Poi c'è da dire un'altra cosa riguardo i Vangeli, che ce ne sono tantissimi, uno per ogni apostolo. E agli inizi i padri della Chiesa cattolica apostolica romana, infatti si chiama cattolica apostolica romana, ma ci sono solo quattro Evangeli di quattro apostoli. Allora c'è qualcosa che non funziona. All'inizio i padri della Chiesa ritenevano i Vangeli canonici della Chiesa romana come apocrifi, e adottarono altri, addirittura adottarono all'inizio il libro di Enoch, che non riconosce nessuno come autentico e ispirato a parte i copti. Allora, perché gli si dà il nome di Filippo, di Marco, eccetera? Perché i primi cristiani erano umili e appartenevano a delle tradizioni orali, cioè Vangelo, e Vangelo significa la buona novella, e la buona novella trasmessa dagli apostoli, che erano i discepoli di Gesù, che erano 12. Infatti c'è anche il Vangelo di Giuda. Giuda all'inizio non è considerato come un traditore,
ma è considerato come un uomo provvidenziale, l'uomo della provvidenza, perché senza il suo tradimento voluto da Dio, da Dio, perché Dio nulla permette che non voglia, non crocifiggevano l'agnello di Dio che porterà con il suo sangue, la sua acqua, la purificazione dell'umanità. Quindi Giuda non era visto come traditore, ma come un apostolo che ha compiuto la sua missione e poi, per redimersi davanti all'umanità, si sarebbe suicidato. Quindi c'è anche un Vangelo di Giuda. Allora, i primi divulgatori dei Vangeli, infatti i primi Vangeli a essere scritti sono stati quelli apocrifi, non quelli canonici del cattolicesimo, non scrivevano a nome loro, ma generazione dopo generazione e in ogni chiesa scrivevano a nome del fondatore della loro tradizione. Quindi ogni comunità cristiana si ricollegava agli insegnamenti di un determinato apostolo: Paolo, Pietro, Marco, Luca, Giovanni, che poi ci sono stati tanti Giovanni, ecco perché ci sono anche tanti testi apocrifi di epoche diverse, Luca, Giovanni, poi c'è il Vangelo di Verità, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Maddalena, il Vangelo di Filippo, perché ogni corrente cristiana, più che ogni scuola, ogni corrente, aveva le proprie tradizioni che le divulgava in un Vangelo, in una novella, in una insegnanza che poi, quando l'imperatore Costantino ha dichiarato il cattolicesimo romano, il cattolicesimo che a Roma ha assorbito le influenze culturali greco-romane e tardo-alessandrine, tutti gli altri Vangeli sono stati messi all'indice. Perché? Perché, eccettuato i Vangeli che poi i padri della Chiesa Cattolica Apostolica Romana hanno considerato come validi, tutti gli altri Vangeli di tradizioni molto dissimili, perché si dichiaravano essi stessi eretici, apocrifi, che apocrifo non era una cosa dispregiativa, ma significava diverso, discordante. E quindi all'inizio anche i Vangeli cattolici romani erano, fra i tanti testi, dei testi diversi, ma quando il cattolicesimo romano diventò l'unica religione dell'impero romano, allora non fu considerato diverso dagli altri Vangeli, ma fu considerato l'unico Vangelo del cristianesimo. Tutti gli altri invece assunsero un senso negativo, perché già li iniziarono a perseguitare e a bruciare, loro assieme ai loro autori e assieme a coloro che li possedevano. Bastava avere un Vangelo apocrifo ed eretico per soffrire torture e per morire bruciato, perché la Chiesa romana non poteva condannare a morte. Allora, o era il potere temporale ad uccidere, oppure uccidevano attraverso la tortura, lo sfinimento, la fame, e poi condannavano moralmente i catari che con l'endurance si suicidavano per fame e sete. Eppure i cattolici facevano lo stesso. Allora, con questo vi ho detto che l'altra volta vi avevo detto: chissà che strano che al giorno d'oggi c'è gente che crede negli dei pagani, negli idoli pagani e negli dei dell'antichità. Ma evidentemente mi sono scordato che lo stesso cattolicesimo, nella sua iniziale espansione, nei suoi primi 5 secoli o 3-4 secoli, si è espanso in tutto il Mediterraneo e ha assorbito elementi culturali di tutte le religioni politeistiche, polilatre, monolatre e pagane. E poi, dopo il Medioevo, in cui si è intentato far rinascere i culti dell'antichità, i culti ermetici, tardo-alessandrini, greco-romani classici, viene il Rinascimento, che è la rinascita di tutti questi valori politeistici e pagani. Soltanto che gli dei non potevano rinascere in una propria regione, e allora sono rinati nello stretto recinto del cattolicesimo romano.
E quindi culturalmente si è potuto arginare la rinascita degli dei pagani e si è ridotto il loro culto, la loro ammirazione ad un simbolismo filosofico concettuale. Invece nei paesi in cui non attecchia pieno il cattolicesimo romano, perché non hanno sentito mai l'eredità classica greco-romana come propria, c'è stata la riforma. Invece il Rinascimento non aderì molto all'inizio, perlomeno nei paesi della riforma, perché loro hanno avuto la riforma come forma di protesta al cattolicesimo. E quindi è per quello che negli Stati Uniti poi si è riscoperto il Rinascimento non in chiave cattolica, ma come hanno fatto i massoni e attraverso la massoneria e i Rosa Croce e altre società ermetiche, esoteriche ed occultistiche, attraverso la reinterpretazione non cattolica dei valori rinascimentali. Vediamo un po', qua avevo comprato un gioco di tarocchi egizio, Egyptian tarot deck. Lo comprai parecchio tempo fa, purtroppo ho perso il prezzo, circa 20.000 lire credo, quindi una bella cifra per uno che è razionalista agnostico come me. E se uno guarda questi tarocchi, li ha composto un barbiere prima ancora, mi sembra, che i geroglifici fossero stati decifrati. Quindi non so come ha fatto a metterci dei geroglifici in questi tarocchi, ma sono bellissimi. Io non leggo i tarocchi perché non ci credo, ma sono belli da guardarsi. Io colleziono i tarocchi. Forse farò un video sui tarocchi, ma appunto non saprei che dire. Non ve li sto a far vedere tutti, perché poi mi si sta surriscaldando il cellulare. Ma la caratteristica di questi tarocchi egizi, a parte il loro ricco simbolismo, per esempio ci sono geroglifici, l'alfabeto dei maghi, ma è che tutte le lamine, le 78 lamine, anche gli arcani minori, hanno delle illustrazioni uniche. Cioè non è come negli altri tarocchi che gli arcani minori si ripetono come le carte da gioco, no? Qua ogni illustrazione è unica. Per esempio, impedimento numero 31. Cioè c'è un'illustrazione, non c'è una carta da gioco. Numero 57, rivalità. Vedete? Gli arcani maggiori e minori hanno rappresentazioni uniche. Trasformazione numero 21. Vabbè, ma ecco, io non voglio sembrare ridondante, cara Luna Grey, che mi hai seguito fino qua. Poi il mio cellulare, non voglio che si friga la batteria, ho fatto già 43 minuti e 33 secondi. Mi dichiaro soddisfatto di questa live, perché volevo precisare il perché, come scriveva Howard Philip Lovecraft in tutti i suoi racconti, anche quelli dell'inizio, ma quelli della fine sono i più belli, li sto per finire, soltanto che ho iniziato a leggere altri testi. Si dice che il nonno di Howard Philip Lovecraft fosse massone e lui abbia letto un'enorme biblioteca dei libri del nonno. Coincidenza? Non so, ma lui scriveva dei miti e delle leggende dell'antichità, dicendo che scriveva dei racconti di orrore e di fantascienza. Invece Elena Petrovna Blavatsky, che anche lei ha avuto il nonno massone, e grazie al fatto che il nonno gli ha fatto leggere molti libri, poi quando è morto il nonno, mi sembra, lei sia entrata in una massoneria mista e gli abbiano dato un grado in una loggia russa, grado 33 della massoneria. Quindi Elena Petrovna Blavatsky ha fatto la carriera massonica, perché ha letto tutti i libri del nonno, eccetera.
Lei invece sì che credeva a tutte le cose che ha letto della massoneria, non come Lovecraft che si è sempre dichiarato ateo e che ha fatto sempre la parodia del mistero, dell'ermetico, dell'occulto e dell'esoterico. Invece la Blavatsky ha fondato la Società Teosofica e ci ha creduto in tutte le interpretazioni storiche e culturali che hanno fatto i massoni. I massoni non hanno niente, fatto nient'altro che reinterpretare il Rinascimento in una chiave non cattolica, tanto per essere chiari. E quindi Elena Petrovna Blavatsky e Howard Philip Lovecraft hanno parlato a modo loro degli dei occulti, della rinascita o del ritorno degli dei occulti, cioè hanno reinterpretato a modo loro il Rinascimento. Lovecraft come ateo anglicano o protestante e la Blavatsky invece come credente, occultista, esoterista, ermetica, forse influenzata dall'ortodossia russa, ma soprattutto massonica. Cercate in internet e vi sorprenderete. Madame Elena Petrovna Han, sposata Blavatsky, che poi il matrimonio finì presto, però io dico che ha contribuito il cognome Blavatsky a una migliore diffusione del personaggio, perché Han dice poco, ma Blavatsky chiama più l'attenzione. Lei era massona, si dice di una loggia irregolare, forse, vabbè, ma anche Aleister Crowley era massone di una loggia irregolare, ma fu nominato massone, poi entrò in circoli esoterici, ermetici e occultistici, paramassonici, e come Loto, la Golden Dawn, vabbè, allora avete capito un po'? Se avete qualcosa da dire, cara Luna Gray o Gray, e care amiche ed amici, commentate qui sotto questo video appena sarà possibile, condividetelo con tutti i vostri amici ed amiche, perché possiate voi ed altri opinare. E poi mi raccomando, che tardi, aiutatemi visualizzazioni del mio canale. Più miei video commenterete e gli darete like, e più video vostri io commenterò e gli darò like, perché io ho filtrati i commentari, quindi ogni giorno o ogni 2 o 3 giorni io entro nel mio canale di YouTube e guardo chi mi ha commentato i video, e allora io gli commento i suoi video. E vi ripeto, non fate come un mio amico che mi ha commentato 30 volte uno stesso video e io gli ho commentato una volta, una sola volta, un suo video. Se i commentari sono pertinenti all'argomento, meglio. Se mi volete chiedere qualcosa, meglio ancora. Se voi commentate anche uno dei miei video passati, ho superato i 900 video, io saprò che dovrò fare un altro video su quell'argomento. Ma mi raccomando, se no dite bel video, grazie, mi è piaciuto molto, sotto questo video o sotto qualsiasi altro video mio, e io non mancherò di commentare i vostri video. Però è logico che se riceverò troppi commentari da troppe persone, non potrò farlo in un giorno. Allora pazientate, se avete commentato 30 miei video diversi, magari in un giorno solo commenterò 30 video vostri, perché li voglio anche guardare. Ma se siete in 100 a commentare 100 video, è logico che mi ci occorrerà del tempo. Poi già, diciamo, già da adesso vi auguro buon Natale, nel caso non riesca a fare un video augurandovi buon Natale. In ogni caso, grazie di aver guardato questo nuovo video. Aiutate il mio canale a raggiungere di nuovo la monetizzazione e compartite quanti più miei video possibili, anche perché mi piacerebbe che la gente guardi i miei video, perché io mi sono sforzato molto a farli. Ringraziandovi di cuore, un saluto e a presto. Ciao. E così ho voluto dire che Lovecraft nei suoi racconti parla del ritorno degli dei, che è avvenuto in realtà nel Rinascimento, il ritorno degli dei dell'antichità di cui lui parla in chiave metaforica,
interpretandoli con la sua immaginazione. Però quel ritorno non è avvenuto solo nei racconti di Lovecraft, ma nel Rinascimento, che è il ritorno degli dei dell'antichità, ma anche dei demoni dell'antichità, perché a quel punto poi fiorisce un sacco di culti demoniaci, eccetera, si arriva a Crowley, Lavey, eccetera. Ma è grazie al Rinascimento, che poi alla fine è stato accettato soprattutto dagli ecclesiastici, perché vedevano che non riuscivano a frenare con le inquisizioni gli eretici, gli apostati, quelli che comunque si ostinavano a coltivare dei culti pagani e politeistici e polilatri e monolatri, i culti dei numi, dei lari, eccetera. E allora gli stessi cattolici che hanno fatto? È stato un mezzo per arginare l'irruzione costante degli dei pagani e politeistici dell'antichità del Mediterraneo nello stretto recinto del chiostro delle chiese cattoliche. Però la cosa forse gli è sfuggita di mano, e oggigiorno ci sono molti satanisti, molti cultori di Lucifero e degli dei pagani che direttamente non sono cattolici, o degli dei politeistici che già non vogliono essere cattolici. Allora vi saluto, ciao, se vi interessa questo argomento fatemelo sapere. E ho fatto 51 minuti e 30 secondi. Ciao ciao.